Bene, parliamo un po' di tributi perché è un argomento di cui si discute molto in questo periodo, in particolare i tributi locali, quelli di competenza quindi del Comune. Ho già detto nei giorni scorsi che c'è l'intenzione di questa amministrazione di non applicare sanzioni di nessun tipo per il pagamento in ritardo dei tributi, in ritardo rispetto alle scadenze che maturano proprio in questi giorni. Quindi tutti i soggetti che in questo momento hanno difficoltà, vivono una situazione di appunto gravi difficoltà in conseguenza della crisi sanitaria che, come sappiamo, si è trasformata inevitabilmente in una gravissima crisi anche economica. Queste persone potranno tranquillamente non pagare i tributi locali alle scadenze previste, c'è la scadenza dell'IDRICO, la scadenza della TARI, ci sarà la scadenza dell'IMU nel mese di giugno, ma potranno quindi attendere il pagamento e evitare di subire sanzioni, interessi o altre penalità. Io però rivolgo un appello a tutti gli altri, a tutta l'altra fascia di persone che, o perché comunque sono percettori di reddito certo, impiegati o anche pensionati, o perché appunto possono permetterselo, perché ancora svolgono attività, la loro attività magari lavorativa non ha subito rallentamenti, chiedo a costoro comunque di effettuare i pagamenti alle scadenze previste. Io credo che questo sia il modo migliore, anzi uno dei modi. Sicuramente un modo nobile per dare un contributo alla causa in questo momento, perché è chiaro che se si continua, se questa fascia, la larga fascia di popolazione continua a pagare il tributo locale, consente all'amministrazione, al comune di non fermare la macchina. Noi non possiamo permetterci in questo momento di fermare la macchina, perché se il comune entra anch'esso in una situazione di sofferenza economica, non potranno che venir meno alcuni servizi essenziali. Allora, io credo che pagare il tributo per chi lo può fare in questo momento, il tributo locale, diventa una forma di solidarietà, diventa la dimostrazione di possedere anche un senso civico, che in questo momento è veramente quello che ci vuole. Allora, ribadisco, chi è in difficoltà può tranquillamente soprassedere nel pagamento e non pagare. Gli altri, per favore, pagate tranquillamente, regolarmente. Immagino che molti di voi vi eravate già programmati a effettuare questo pagamento, per cui non verrà difficile provvedere. Abbiamo da qualche giorno, come è noto, avviato, attivato una rete di solidarietà diffusa, l'abbiamo chiamata così. Stiamo veramente avendo dei riscontri importanti attraverso i nostri canali, telefonando al comune, al personale sia della Protezione Civile che dei servizi sociali, o scrivendo una mail appunto al comune di Ragusa e manifestando qual è il bisogno, qual è l'esigenza che si sta vivendo in questo momento particolare. Tutte le persone appunto che scontattano il comune per questo motivo vengono ricontattate o comunque vengono inserite in una lista e comunque vengono certamente aiutate. Il comune di Ragusa ha preso questo impegno molto preciso di stare accanto a chi in questo momento è in difficoltà. Noi garantiremo per tutte le persone che soffrono in questo momento una solidarietà alimentare, così è stata anche definita dai provvedimenti governativi. Significa che garantiremo dei buoni spesa per ciascuno di costoro che ne facciano richiesta, anche utilizzando le risorse che stanno arrivando, già sono arrivate quelle dello Stato, arriveranno anche quelle stanziate dalla Regione, risorse economiche che proprio hanno questa finalità specifica di garantire il sostentamento alimentare alle persone che hanno bisogno, garantire anche la possibilità di recuperare beni di prima necessità e ovviamente tra questi anche i farmaci. Come è noto, il Comune di Ragusa ha ricevuto un contributo di 538 mila euro, che non è una somma banale né trascurabile, ne riceverà altri contributi dalla Regione da qui a breve. Evidentemente l'obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno. Noi sappiamo che tanta gente soffre economicamente, anche gente che non aveva mai patito le difficoltà che sta patendo adesso, per cui sappiamo che c'è una fascia di popolazione che è costretta per la prima volta a chiedere aiuto. Io ribadisco il concetto, non abbiate pudore nel farlo, non è qualcosa che dipende da nessuno di noi, è un fatto totalmente eccezionale, imprevisto e imprevedibile, quindi può esserci il momento durante un'attività lavorativa di avere una difficoltà particolare, chiedere aiuto in questo momento è una cosa del tutto normale. Queste persone, come ho detto, saranno sostenute, supportate da un punto di vista alimentare in maniera adeguata attraverso meccanismi che adesso renderemo noti nei prossimi giorni. Già la Protezione Civile, i servizi sociali e di concerto anche con la collaborazione della Caritas hanno iniziato la distribuzione di buoni spesa. Abbiamo dato la possibilità
a tutte le attività, come tutti i negozi, gli esercenti che svolgono attività di vendita appunto di prodotti alimentari, di potersi accreditare presso il comune e con in buona spesa si può andare in qualunque tra questi locali, tra questi esercizi accreditati e poter spendere lì questo buono. Insomma, è un sistema molto semplice, ormai collaudato, dovrebbe consentire veramente di non avere almeno questo problema alimentare. Sappiamo che il problema non è solo alimentare, ci sono altri problemi per chi vive in questo momento la crisi e per coloro insomma, che hanno anche piccole attività imprenditoriali, commerciali e che sono veramente in questo momento in una situazione di gravissima difficoltà. Noi, attraverso anche le risorse che stiamo acquisendo, le risorse economiche tramite le donazioni, le erogazioni liberali che stanno pervenendo veramente in gran quantità da parte di ragusani che hanno manifestato e manifestano la volontà di spendersi a favore degli altri, noi proveremo con queste risorse, siamo già dopo pochi giorni, abbiamo già raggiunto quasi la somma di 70.000 euro da dividere per una platea di donatori di circa 100 persone. È un fatto importante che mi piace porre in risalto. Invitiamo anche altri a seguire questi esempi. Sono esempi virtuosi. Avere il Comune di Ragusa a disponibilità economiche più elevate significa comunque dare la possibilità a noi come amministrazione di stare maggiormente al fianco di queste persone che soffrono. E quando mi dico stare al fianco, mi dico non più quindi un aiuto alimentare che già è scontato e già è stato garantito dallo Stato e dalla Regione, ma un qualcosa di più, come possiamo pensare proprio di dare anche dei contributi economici a questi imprenditori, questi piccoli imprenditori, per far fronte alle spese che in questo momento non possono, ahimè, fronteggiare. È un momento veramente particolare della nostra storia. Noi possiamo dire che stiamo vivendo accidentalmente, ci troviamo immersi in una crisi mondiale, in una pandemia, qualcosa di spaventoso, qualcosa che solo a parlarne qualche settimana fa sarebbe sembrato totalmente incredibile. Invece ci siamo dentro. Noi dobbiamo con lucidità, con sangue freddo, attraversare questo momento con la consapevolezza che prima o poi questo finirà, tutto questo finirà e rivedremo la luce, ma quando finirà poi lo racconteremo, ne parleremo, lo ricorderemo, ma intanto adesso dobbiamo attraversarlo. Adesso la storia chiama ciascuno di noi a assumere delle responsabilità, a tenere dei comportamenti, degli atteggiamenti adeguati in base al ruolo che ricopre. In questo momento mi è piaciuta una frase che ho letto ieri sui giornali. Si stanno scrivendo delle pagine di storia, non possiamo pensare a scrivere dei trattati di economia, come purtroppo qualcuno in Europa sta pensando di fare. Qui siamo di fronte a una sfida mondiale, tutti quanti i leader mondiali, ma anche i leader europei, i leader nazionali, noi che ci troviamo a amministrare le nostre comunità locali, ma tutta la gente che vive in queste comunità deve fare la propria parte con senso di responsabilità, con una coscienza che in queste occasioni può veramente manifestare. Senso civico è quello che ci vuole. L'appello finale che rivolgo chiaramente è un po' è ricorrente, ma mi sento di doverlo fare ancora una volta. Noi stiamo intravedendo probabilmente una via d'uscita, però gli esperti dicono che ancora nel sud Italia e in Sicilia l'onda del contagio potrebbe ancora arrivare. Non è detto che il pericolo sia scampato. È chiaro che noi in questa situazione di isolamento ci ha dato dei vantaggi, è chiaro che noi abbiamo un vantaggio di qualche settimana nei confronti di altre zone d'Italia dove il fenomeno è esploso in maniera devastante. Assistiamo tutti i giorni a queste immagini agli ospedali. I numeri sono impietosi, è una vera e propria strage di uomini, come neanche in una guerra alle volte è successo. È una strage di uomini e donne, e allora noi abbiamo finora limitato questa ondata. Dipende da noi, dipende dai nostri comportamenti, riuscire a scongiurarla del tutto oppure no. Non siamo ancora fuori pericolo, come purtroppo qualcuno già pensa, per cui sbagliare ora un comportamento diventa veramente deleterio. È un atto criminale oggi non rispettare le consegne e le regole che sono state impartite da persone che hanno avuto indicazioni precise dalla comunità scientifica mondiale. Quindi se oggi non dobbiamo uscire di casa è perché uscendo di casa, anche andare a fare una passeggiata vicino
casa può rappresentare un rischio di contagio. Nessuno di noi è consapevole del fatto di poter essere un portatore di contagio, un potenziale contaminatore. E quindi dobbiamo rimanere in casa. Oltretutto, le regole sono molto chiare. Chi non rispetta questa consegna può essere sanzionato, duramente sanzionato, ed è certamente quello che faremo. Le indicazioni che abbiamo dato alla nostra Polizia Municipale, ma sono le indicazioni che il prefetto dà il prefetto, il questore, il comandante dei carabinieri, il colonnello della Guardia di Finanza, le indicazioni per tutte le forze di polizia sono queste: dobbiamo sanzionare, scovare chi ritiene di poter sottrarsi alle regole e sanzionarlo duramente. Stanno arrivando le belle giornate, siamo alla vigilia della Pasqua, molti ragazzi possono essere tentati di andare fuori casa, di passare un momento insieme ai propri amici, visto che sono magari settimane che non si vedono. Non è possibile farlo, ci è stato detto che non è possibile farlo e non lo faremo, non metteremo a rischio la nostra vita, la vita degli altri, con comportamenti irresponsabili. Chiudo così, si avvicina un altro weekend, rimaniamo ognuno nelle nostre case, stanno cambiando le nostre abitudini, cambia il nostro stile di vita, certamente non saremo alla fine di tutto questo gli stessi che eravamo prima che questo accadesse, magari, chi lo sa, dei cambiamenti potrebbero anche essere in meglio.